questo video fino alla fine perché è grave e sto parlando di youtuber italiani che devono essere fermati al più presto. La maggior parte dei giocatori su Roblox sono persone che non hanno Robux, quindi non possono decorare con oggetti il proprio avatar, che possono essere ottenuti solo tramite questi Robux, che non sono altro che la valuta di questo gioco. Insomma, per esempio, 6 euro nella nostra vita reale sono 400 Robux, 440. E solo tramite questi e altri trucchi un po' più complicati si può effettivamente avere degli oggetti per poter decorare il proprio avatar qui su Roblox. Ma perché è così importante avere il proprio avatar decorato per le persone? Sicuramente motivo numero uno: per avere una propria personalità. Insomma, avere un avatar e scegliere i vestiti che ci piacciono può farci diventare, o più, ci può far rappresentare meglio nel gioco, e quindi ci appaga in un certo senso per una questione estetica. Motivo numero due, che secondo me è quello più grave: il bullismo, che purtroppo, come nella vita reale, a volte capita che si viene bullizzati semplicemente perché non si è vestiti abbastanza alla moda. Succede anche su Roblox, che se non hai dei Robux, non hai un avatar decorato, sei, beh, un noob, un bacon, una persona da prendere facilmente in giro. Ovviamente solo gli stupidi lo fanno, ma purtroppo la gente lo fa. Allora, queste persone sconsolate dal fatto che non possono avere un avatar, non possono essere smesse di essere bullizzate e non posso spendere Robux su Roblox, cercano delle soluzioni. Soluzioni online, cercando su YouTube o su internet come avere Robux gratis. E spinti dalla voglia di volere questi Robux a tutti i costi, cliccano su quei video e finiscono in una trappola. Trappola creata da youtuber che non sono solo italiani, americani, di qualunque posto, per prendere in giro le persone e rubargli account, dati personali e installare virus. E dopo vi mostrerò tutti i canali, quindi mi dispiace youtuber italiani che pensavate di passarla liscia, ma oggi finirà il vostro dominio. Mentre sappiamo che TikTok è pieno di video del genere che vi insegnano ad avere Robux gratis, che la maggior parte sono tutti ovviamente fake, è più difficile trovarli su YouTube. Ma come sono di solito questi video che, insomma, ti danno dei Robux, ok? Ti colpiscono nei sentimenti, visto che questo video, per esempio, di TikTok vi dice: oddio, tengo solo 2 Robux, sono veramente triste. Poi vi fanno cercare un sito completamente a caso che, dicendo, facendo cose, vi regala dei Robux. Siti tutti fatti incredibilmente bene, che ti dicono: beh, puoi avere Robux gratis, ti basterà scaricare questa cosa. Oppure il metodo più utilizzato dai siti, per esempio questo gobux.us, sono siti dove ti dice di mettere non solo il tuo nick ma anche la tua password per ricevere un ammontare di Robux infinito. Ad esempio questo qui si fa dare addirittura 250.000 Robux. E una volta messo la vostra password, la vostra email, il vostro nick, puff! Il vostro account di Roblox non esisterà più perché ve l'hanno rubato dando password e nick, e voi siete stati hackerati. Roby, ma non tutti caschiamo ovviamente in queste cose. E poi è difficile. Ovviamente non ci caschiamo quando lo vediamo fatto da persone sconosciute che non conosciamo e che non abbiamo la possibilità di capire se stanno dicendo il vero oppure no. Ma questo è diverso quando le persone che lo fanno sono gli youtuber che noi ci fidiamo e noi guardiamo i video. E la stessa cosa è successa a me, e pian piano vi mostrerò fino a quelli italiani. Stavo per essere scammata precisamente ieri. Stavo come sempre stando un pochettino su Instagram finché non mi arriva una notifica. Mi ha scritto uno youtuber molto famoso che io seguo con piacere, che conosco, non di persona, ma conosco, e nel senso che seguo su YouTube, e per l'appunto su Instagram si chiama Potermel01 e ha 200.000 iscritti, 200.000 follower. Inutile dirvi che quando mi ha scritto sono stata super sorpresa, ero felicissima. Uno youtuber che io seguo di Roblox mi ha scritto, e come potevano credergli, a 200.000 follower, è lui. Per l'appunto lui esiste qui su YouTube. Se io vado nel suo canale, è un canale che per l'appunto fa animazioni su Roblox che sono molto divertenti. Sono sicura che molti di voi addirittura lo conoscono, visto che fa delle visualizzazioni da capogiro, arriva fino a 8 milioni di visualizzazioni, quindi
Per chi gira su TikTok e gli piace Roblox e guarda gli short, sicuramente almeno una volta l'avrà visto. E io stessa da fan non potevo altro che rispondergli molto felice, cioè molto contenta, molto felice. Ma è qui che, mentre io parlo con lui, dico ciao, lui mi risponde con un messaggio molto strano, che è il primo: fai per caso pubblicità alle cose? Per pubblicità si intende quei pezzettini di video magari iniziali che trovate nei miei video, ma in tutti quelli dei youtuber, dove si sponsorizza una cosa. Per esempio, quando ho sponsorizzato le scarpe Moonboot, e a noi youtuber servono tantissimo, visto che ci fanno guadagnare qualche soldino per poi riutilizzarlo ovviamente sul canale. Quindi le troviamo molto spesso nei canali di YouTube e in generale anche per esempio nel mio. Quindi la mia risposta è stata: certo, le faccio, dipende. Ma perché? Perché non è che io accetto tutti, non è che adesso sponsorizzo, non lo so, delle armi. Ci sono delle cose che mi piacciono e delle cose che non mi piacciono, e delle cose che devo scegliere perché, per l'appunto, voglio che siano belle per voi, se no non ne parlerei a prescindere. Questa domanda già era strana da parte di uno youtuber famosissimo che mi fa una domanda del genere. Ma andiamo avanti. Mi risponde: vorresti essere pagata per un video per mostrare un metodo per avere Robux gratis? Ed è qui che suona il mio primo campanello d'allarme. Uno youtuber che mi vuole pagare per mostrare un metodo per far vedere come si ottengono i Robux gratis. C'è qualcosa che non va. Visto che so che questi tipi di video sono scam, ci sono rimasta male. Uno youtuber che seguo tantissimo mi ha scritto una cosa del genere, voleva scammarmi. E io ho risposto: no scusa, non sono interessata a questo tipo di pubblicità, non le faccio, non scammo nessuno io, non ho mai scammato nessuno. Al massimo, se qualcuno si è sentito scammato da parte mia, è perché qualcun altro si fingeva su di me su Roblox, e quello non posso controllarlo. Ma questo argomento arriverà fra poco. Youtuber così famosi come Potmer, oppure io, che hanno 1,68 milioni di iscritti, cioè ne hanno tantissimi, non dovrebbero mai sponsorizzare delle cose scam, soprattutto per scammare i propri fan. Ed è qui che ho cominciato a investigare se questa persona facesse sul serio. Continua ovviamente a scrivermi dicendo: ma questo non è una scam, non ti voglio far scammare nessuno. E io ovviamente continuo, decisa nella mia decisione, di dire: no scusa, non sono interessata a scammare nessuno. Ed è qui che arriva una frase che mi ha fatto rimanere scioccata, visto che ha continuato a insistere e mi ha detto: ti darò molti più soldi di quelli che fai con YouTube. E a me che frega, anche se io andassi a rapinare una banca farei molti più soldi di quelli che faccio con YouTube. Ma non lo faccio perché so che è sbagliato. Ma a quanto pare questo tizio non lo capisce. E dopo che ha visto che io non ho dato nessuna risposta, mi ha scritto: ok, ma davvero questo youtuber quindi scamma? O voleva scammare solo me, che sono un'altra youtuber? Sono entrata nel suo gruppo di Instagram per vedere se effettivamente trovavo qualcos'altro di strano, e a quanto pare la risposta è che non scamma solo me, ma gli piace scammare un po' tutti, visto che nel suo gruppo chiedeva se voleva un metodo alle persone per avere dei Robux gratis. E la gente, ovviamente credendo che questo youtuber possa dargli dei Robux, risponde sì. E allora qui mi sospettisco ancora di più. Questo youtuber scamma e lo fa con 1,6 milioni di iscritti e nessuno gli dice niente? Non posso essere l'unica al mondo a sapere che queste cose non esistono e i Robux non ti si possono regalare con i siti. Anche perché, controllando il suo profilo, c'era un link, per l'appunto, dove per l'appunto sponsorizzava questo sito, con scritto sopra: impara come avere Robux gratis. E questo sito si chiama Probuxy, che, come tantissimi altri siti uguali del genere, metti il tuo nick, ti iscrivi eccetera eccetera, clicchi nel link Probuxy, ti porta in questo sito, c'è scritto come ottenere Robux gratis, ti porta in questa pagina dove tu metti il tuo nickname, la tua password, selezioni quanti Robux hai e te li dà. Un sogno! Peccato che non sia vero! Ma non potevo ancora crederci che uno youtuber così famoso potesse scammare la gente, ed è così che ho provato a contattarlo su Discord. Discord è un'app un po' come WhatsApp, però è per parlare più che altro con la voce. Si puoi mandarti messaggi, ci sono dei server dove tu puoi entrare e parlare con i tuoi amici con la webcam. Sono delle videochiamate, però praticamente un pochettino più per gruppi grandi. E a quanto pare l'unico metodo per contattare Potterman è Discord. Non ha altri social. Ed è così che sono entrata nel suo gruppo di Discord per parlare, insomma, sia via chat che via voce con lui. Tenete a mente che nel suo canale YouTube non c'è nessun altro social se non Discord. Non c'è Instagram, che è dove abbiamo visto prima il fatto dello scam. Solo Discord. E qua, insomma, mi ha messo un po' di dubbi. È possibile che abbia solo Discord e la persona con cui ho parlato prima era un'altra? Sono riuscita a contattarlo, sono riuscita a parlare con questo youtuber e ovviamente gli ho detto, gli ho mandato tutti gli screen e gli ho detto: senti, allora, questa cosa non va bene, ma sei davvero tu? E ovviamente tutti i fan suoi stavano leggendo, io metto avanti questa cosa. E lui mi risponde: no,
Non sono io. Non ho nemmeno Instagram. Risolto. È qualcuno che si sta fingendo lui. Però ragazzi, so che molti di voi sono più furbi e hanno pensato: vabbè, Robby ovviamente sta mentendo, lo hai detto davanti a tutti i suoi fan. Ci sarà il fatto che lui vorrà difendersi di, insomma, avrà un account Instagram nascosto e non lo vuole dire a nessuno, quindi ti risponderà ovviamente di no, perché ha paura che tu fai un video come questo. Ho dovuto investigare approfonditamente. Ho controllato tutti i messaggi che nel suo server Discord mandava Potemen, non so come pronunciarti, amo, ti voglio bene però. E lui ovviamente ha un modo di scrivere completamente diverso da come mi ha scritto su Instagram. Mette un sacco di puntini, ha un linguaggio molto giovanile, nel senso, uno che scrive Bru non può avere 30 anni e non passa tutto il giorno a scammare, giusto? Cioè, ovviamente è una persona giovane, piccola, e ha un modo completamente diverso da quello di scrivere, da quello che abbiamo visto prima. Se qui è pieno di puntini e con termini che capisce solo lui, qui ha un modo di scrivere diverso, perfetto, pulito, un punto non ce lo mette, nemmeno per finire la frase, e mi sembra un po' strano, giusto? Cioè, se li usi così tanto, almeno per finire la frase lo metti il punto. E allora, mi sa che ho cominciato a credere alle sue parole. Quello con cui ho parlato su Instagram non era Potterman. Era qualcuno che si sta fingendo non solo lui, ma quasi i suoi stessi follower. Certo, non ha 1 milione, ma se io vedo un profilo con 200.000 follower, mi faccio delle domande e penso che sia veramente lui. Ha pure messo delle storie, fa finta di essere per l'appunto lo youtuber. 22 ore fa ha caricato un reel che non è suo, ragazzi, perché lui li prende, li scarica e li ricarica, ovviamente, su Instagram, mettendo qua in basso a sinistra scan QR code per, ovviamente, prendere Robux. Vedete tutti questi commenti dove dico: fratello, perché truffare? Perché scammi? Perché truffare Potter? Mi sono fidato di te per tutto. Ora devo passare a PM Damien. Questi commenti sono successi per colpa mia, visto che entrando nel server Discord ho mandato questo link a chiunque. E lo stesso creatore, lo stesso Potterman, ha ovviamente, grazie a me, avvertito i suoi iscritti facendo dei post. Quindi, a fin fine, sono stata utile, sono riuscita ad aiutarlo. E per avere la conferma finale che questo qui non era altro che uno scammer che si stava fingendo lo youtuber, effettivamente bastava solo guardare i post in cui l'hanno taggato, che sono tutti post che non c'entrano niente, di persone che a quanto pare sono abitano in India, ok? E questo è praticamente impossibile, visto che l'altro youtuber è americano. Cioè, quindi, insomma, è qualcuno che sicuramente abita in India che si sta fingendo lo youtuber per scammare le persone. Quindi, è così che io ho scoperto che mi stavano provando a scammare. Ma come vi siete accorti? È stato difficilissimo capirlo. E almeno questo era uno youtuber americano. Cosa succede quando gli youtuber non si fingono altri? Sono loro stessi a scammare e sono italiani. Diventa molto grave e questi canali devono sparire. Quindi tenetevi pronti, perché adesso vi farò vedere youtuber italiani che non fanno altro che scammare. Cominciamo. Bianca De Luca ha 1370 iscritti, ha un solo video che è per l'appunto come ottenere Robux gratis nel 2024. In questo video c'è una ragazza che addirittura parla, dove spiega come avere dei Robux gratis. E dato che molti mi hanno chiesto di spiegare come caricare Robux gratuitamente nel gioco Roblox, ho deciso di spiegarvi un sito dopo aver provato molteplici metodi. Il sito numero 1, amo, non te lo può aver chiesto nessuno, visto che hai un solo video e possono commentare su questo video e non hai altri social. Quindi ovviamente, ragazzi, se vi spunta questo video già vi fa credere che oddio me l'hanno chiesto. Non te l'ha chiesto nessuno e vi promette un sito che vi carica 40.000 Robux. Ed è qui la cosa ancora più grave, perché parte un vero e proprio tutorial su come farsi scammare da questa ragazza. La cosa più preoccupante è che questo video non solo non è un IAE, è una persona in carne ed ossa che parla, che vi sta spiegando, e quindi più facilmente ci potete credere, visto che ci sta mettendo la faccia. Quindi è più probabile che voi credete che questa persona stia dicendo la verità, ma il fatto è che non è vero, visto che spunta, fa mostrare questo sito terblocks.org, che vi fa mettere il vostro nick, quanti Robux volete, ed è lì che è finita. Non solo vi ruberanno, secondo me, l'account, ma vi installeranno un sacco di virus e vi ruberanno i vostri dati personali. E non è una supposizione, ragazzi, non esistono siti che vi regalano Robux o app che vi regalano Robux. Mettetevi il cuore in pace, non esistono. Questo video ha
ha avuto anche molta popolarità. E non è l'unico canale che ha fatto questo metodo, visto che abbiamo anche Alina Grano, che ha 600 iscritti e addirittura ha fatto, si è impegnata a fare una descrizione, un banner. Però il suo video è sempre come avere Robux gratis nel 2024. Stesso identico sito, stesso modo di fare il video, dove c'è questa ragazza che come sempre web avere robuxgratis.com, che addirittura qua il sito cambia, ma secondo me è lo stesso dell'altro, ma semplicemente con un nome diverso, anche perché poi qua l'impostazione è uguale, metti il tuo nick, selezioni i tuoi robux e ciao ciao tutto quello che avete. E se volete consolarvi nei commenti, ragazzi, questo account addirittura vi risponde e ci sono solo commenti belli. Non ci credevo, ma lo rifatte e ora ho 20.000 Robux. Non pensavo sarebbe stato così semplice, ma Lina ha fatto un miracolo. E così 300 commenti tutti di complimenti. E sapete cosa? Sono finti. Sono bot, sono persone che non esistono. Sono persone che sono... C'è un sacco di commenti, account falsi, che scrivono semplicemente delle persone, insomma, finte, che fanno dei complimenti per far credere a chi apre il video che quella cosa sia vera. Ovviamente la prima cosa che faccio per proteggermi da una scam è controllare se altre persone sono state scammate prima di me. Quindi se io vedo che i commenti sono tutti tranquilli, carini e a posto, allora mi posso fidare, questo sito funziona. Non è così, non è così. Sì, perché ormai, ragazzi, internet può fregarvi in qualunque modo. E anche ovviamente poi parliamo di Erika Tube, ragazzi, che è un'altra ragazza che spiega come avere i Robux gratis e per l'appunto parlano in modo tranquillo, sembra una youtuber, parla tranquillamente e parla sempre dello stesso sito, dico avere sempre gli stessi Robux, insomma sempre stessa cosa, addirittura il video è pure editato. E ragazzi, se provate a scrivere nei commenti che è una scam, vi cancellano il messaggio, vi bannano, addirittura non lo fanno vedere, cioè a me non me l'hanno cancellato perché il mio commento è ancora qui, ma hanno fatto in modo che gli altri non lo vedono. Visto che questo video l'avevo mostrato a tantissime altre persone, il mio messaggio sicuramente sarebbe stato già a quest'ora pieno di commenti e pieni di like. Ma siccome la persona che ha fatto questo video si è un po' stretta nelle mutande, ok, quando ho parlato di questa cosa, mi ha nascosto il commento. E così nessuno capisce che questo video è una scam, ma non funziona così. Ma allora, è colpa di queste ragazze che stanno scammando? Cioè, perché sono così cattive? Perché stanno facendo questa cosa? Sono sicura che queste ragazze, la maggior parte, o almeno sono in buona fede, che non lo sappiano nemmeno, ok? Semplicemente, un giorno arriva, come quello di prima, americano che ti scrive: vuoi fare soldi? Ti spiegherò un modo, ti pago per fare un video dove spieghi come avere Robux gratis, come quello che volevo fare a me. E queste ragazze, purtroppo, non conoscendo come funziona non solo Roblox, non solo YouTube, ma il lato scam, accettano e magari si trovano in casini che non dovrebbero nemmeno trovarsi per un paio di soldi. E Erika Tube, poi abbiamo Alina Grano, sono anche nomi finti perché ovviamente non possono mica distruggere queste ragazze nella vita reale. Se io cerco Alina Grano, ok, ovviamente, se non il video su YouTube, non esiste su altri social, ok? Non è che io vado su Immagi e trovo Alina Grano ovunque. No, non esiste, è un nome e cognome inventato per l'apposto per scammare la gente. Puoi anche capire che è uno scam se una persona mette solo un video e l'unico video è: ti mostro come avere Robux gratis, clicca questo link. Ancora riesce a sentire un pochettino, proprio i più intelligenti, più vicini, un po' di puzza al naso, perché insomma non ti conosco, ma come faccio a fidarmi di te? Sì, certo, sei una youtuber, ci stai mettendo la faccia, ma come mi fido di te? E ancora questi account sono secondo me quelli meno pericolosi. Diventano pericolosi invece quelli che fanno i video seriamente. Quindi, ma Robby, ma tu avevi fatto un video, se non sbaglio, su come avere Robux gratis. Sì, ragazzi, sono dei Robux. Ci sono due metodi per avere Robux gratis, ma è impossibile, ve lo dico io. Sì, ci potete provare, ma ci perdete tutta la vita. Ma questo sono solo due giochi e sono semplicemente solo questi due all'interno di Roblox. Niente siti esterni. Uno è ovviamente Please Donate, ragazzi, un gioco dove tu entri e speri che qualcuno ti regala i Robux. Mettete un motivo per cui volete regalarti i Robux, venite qua, tipo questo Placidi, dite: qualcuno arriva da voi, vuole regalarvi 40 Robux, arriva qua e compra un vostro oggetto e le scambia per 40 Robux. Sto, amo, prego.
Ecco, è felicissimo e siete felicissimi anche voi. Questo è il primo metodo e anche l'unico. Ha fatto un backflip. Grazie. Thank you. Prego. Il secondo è il gioco che vi ho fatto vedere in questo short, che è un nuovo gioco che ha utilizzato Roblox. Si chiama Noobs Avidi. E fidatevi, fate prima a comprarveli che a ricevere Robux da questi giochi. Perché uno del primo gioco devi essere fortunato che c'è una persona caritatevole che arriva e ti dona Robux. Non esistono. Il secondo è, dovete entrare in questo gioco, dovete aspettare che qualcun altro di pazzo, insomma, dona Robux e voi poi ricevete una percentuale piccolissima dello 0,0,0,0,0,0,0,0,0,1 per poi trasformare in questi punti in Robux. Però ragazzi, cioè, sì, funzionano questi metodi, ma fate prima a comprarveli, ve lo giuro. Anche se aspettate 4 anni, se dovete diventare maggiorenni per farlo, per comprarvi Robux, aspettate. Perché ci vorrà, ok, possono funzionare, ma ci vorrà un anno, ok? E se non avete proprio metodo per avere Robux, oh, ma pazienza! Ci sono milioni di metodi per fare gli outfit gratis. E soprattutto, chi se ne frega se non hai l'avatar decorato? Non farti prendere in giro delle persone, sei di più di un semplice pupazzo su un gioco. E con questo spero che finalmente finisca l'epoca di questi youtuber che vengono scammati. Per favore, cercate di condividere questo video con più amici possibili, perché questo è un video importante e la gente deve sapere. Spero che vi ho aiutato, spero che avrete sempre fiducia in me. E se qualcun altro si finge me dicendo che sono Robby Polar e ti voglio dare un link o avere Robux gratis in cambio di password, non credetemi. L'unico modo in cui io do i Robux è tramite il mio gruppo, dove non vi chiedo assolutamente nulla, dove mi basta schiacciare manda Robux e poi se li voglio mandare tipo a reroll 97, ok, clicco qua, faccio next, gli do 50 Robux e gli ho regalato 50 Robux senza far cliccare nessun link o scaricare cose. Ora vuole il codice, non te lo dire, non ti regalerò 50 Robux reroll. Però insomma, spero che da oggi avete capito.